pillole di economia. Sapete che è molto importante, non solo perché siamo nel mese dell'educazione finanziaria, ma insomma è molto importante comprendere bene cosa indichino e cosa significano alcuni termini che utilizziamo e che sentiamo sempre più spesso, come quello che vedete in sovrimpressione, che leggete in sovrimpressione. Parliamo del quantitative tightening. Allora, una piccola premessa. Tutti noi sappiamo che cos'è il quantitative easing, o quantomeno, insomma, ne abbiamo parlato tantissimo proprio legato alle decisioni di politica monetaria delle banche centrali. È un'espressione inglese che sta per alleggerimento quantitativo, una politica messa in atto, come detto, dalle banche centrali per creare moneta mediante l'acquisto di titoli di Stato o altre obbligazioni sul mercato. Fondamentalmente il quantitative easing è servito per immettere liquidità sul mercato in periodi di sofferenza. È una politica messa in atto dall'allora governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi nel 2015 e poi rafforzata da Christine Lagarde nel periodo dell'emergenza Covid. Ma il quantitative tightening, allora, potremmo definirlo un po' una grande ritirata dai piani di acquisto titoli inaugurati proprio da Mario Draghi. È il contrario fondamentalmente. Andrea, aiutaci anche tu. Grazie Emanuela. Direi sì, è sostanzialmente la manovra opposta. Quindi per anni le banche centrali hanno comprato titoli, comprando titoli, questi titoli sono finiti nei loro bilanci, i bilanci sono arrivati a livelli ipertrofici, quindi si sono gonfiati a dismisura negli ultimi anni e tutta questa operazione che in realtà appunto è partita in maniera molto aggressiva con Draghi nel 2015, ma anche negli anni precedenti, quindi quando, dopo la crisi del 2007-2008, le banche centrali hanno iniziato a comprare titoli, quindi in realtà è più di un decennio che questa operazione continua e ci siamo un po' dimenticati probabilmente che questa operazione doveva essere un'operazione di tipo temporaneo e viceversa ci ha accompagnati per un sacco di tempo. A questo punto questa manovra che era anche intesa a creare inflazione, che a un certo momento addirittura non c'era, c'era addirittura la deflazione, ne ha creata troppa, quindi si è passati da un contesto deflattivo a un contesto quasi iperinflattivo, che è quello che vediamo adesso, e si parla adesso continuamente di inflazione. Quindi per fare un passo indietro le banche centrali devono semplicemente smontare questo enorme pacchetto di titoli che hanno accumulato nei loro bilanci. E questo, solo la parola di questo quantitative tightening agita gli operatori, perché si sa benissimo che appunto una volta che si toglie la grossa mano forte delle banche centrali, la domanda sul mercato di titoli di Stato ovviamente rimane più esigua. E questo ovviamente è un altro fattore che fa aumentare i rendimenti. E l'abbiamo visto in maniera molto chiara in un mercato, se vogliamo, più sottile rispetto a quello dei titoli di Stato europei e americani con la Bank of England, ovvero le misure prima di espansione fiscale annunciate dal governo inglese, che poi di fatto ha ritrattato, e poi queste misure di quantitative tightening annunciate dalla Bank of England hanno creato un vero e proprio panico sul mercato con i gilt che hanno registrato le perdite di prezzo e la salita dei rendimenti record nella storia, tant'è che questa misura che ha scombussolato tutto il settore dei pension fund, quindi dei fondi pensione inglesi, che chiaramente sono pieni di queste tipologie di titoli e ha creato anche dei problemi di margin call per Ok, importanti operatori. allora questo è il quantitative tightening e quindi mettiamolo nel nostro, come dire, glossario finanziario per avere insomma, le idee chiare, soprattutto per capire che cosa potrebbe succedere in ambito finanziario.